Ciao a tutti i giocatori. Ciao a tutte giocatrici. Io sono Francesco. Io sono Deborah. E noi siamo il Gioco Libero. Benvenuti o bentornati sul nostro canale, come di consueto col video del sabato. Qual è il titolo di oggi, Deborah? Ehi, che succede, amico? Vi ha dato già un indizio, ragazzi. Eccoci qua con Looney Tunes Mayhem. E qui abbiamo anche l'espansione, in cui ci sono altre quattro figures, altri quattro personaggi. Ok, ragazzi, Looney Tunes della Mayhem è un gioco che dura una mezz'oretta circa, dai 10 anni in su, per 2 o 4 giocatori. È un battle arena in cui si sfideranno due personaggi contro due e noi dovremo appunto comandare due di questi personaggi a giocatore, quindi avremo una squadra composta da due e dovremo cercare ovviamente di battere i nostri avversari. È un gioco che è molto molto divertente, anche perché appunto riguarda il mondo dei Looney Tunes, quindi adatto anche ai più piccoli. Ok ragazzi, oggi come sempre vedremo setup, unboxing, tutorial, gameplay e poi ci rivedremo alla fine del video con i pro e i contro e il voto finale. Però prima di andare avanti, come sempre appunto e come di consueto anche questa cosa qui, Deborah ci farà una brevissima panoramica del titolo. Vai Deborah! In questo gioco i giocatori saranno dei registi che dovranno riprendere la battaglia epica tra Looney Tunes, divisa appunto, divisi in due squadre da due personaggi. E ci saranno i luoghi tipici, insomma, di Looney Tunes, ci saranno, diciamo, tante trappole firmate Acme e alla fine, diciamo, i giocatori che riusciranno ad avere, i personaggi che riusciranno ad avere 5 punti vittoria, vinceranno la partita. Ok ragazzi, dopo questa breve panoramica del titolo che ci ha illustrato Deborah, passiamo all'unboxing. Ma prima cosa dobbiamo lanciare? La sigla! Giocatori e giocatrici, dopo sia la sigla del canale che la sigla dell'unboxing, appunto all'unboxing, esatto, guarda caso siamo giunti all'unboxing. Allora, ragazzi, troviamo subito lo scatolo, Deborah mi darà una mano perché va a pressione ed ecco qui quello che troviamo all'interno. Allora, come prima cosa troviamo le carte Mayhem, sono 22, eccole qui, e noi le abbiamo già imbustate. Abbiamo già messo la dimensione delle bustine, lo diremo anche alla fine. Sì, anche se vanno molto molto strette, io ho avuto molta difficoltà quando le ho imbustate. Alla fine del video, infatti, vi diremo la dimensione giusta anche delle bustine. Un po' si piegavano, sì. Però comunque ragazzi, noi vi consigliamo di imbustarle perché comunque vanno mescolate. Qui abbiamo il dado Mayhem, che dopo ovviamente vi spiegherò a cosa servirà. Guardate che figo, con tutti i vari numeri, con la stellina. Poi qua abbiamo i vari segnalini che noi abbiamo già imbustato, ci sono vari tipi di segnalini. Qui ci sono quelli del segnalino della sempre iniziativa, qua ci sono i punti vittoria del colore delle squadre, che saranno squadra bianca e squadra nera. Quindi sono divisi. Qui abbiamo i segnalini di sordimento, qui abbiamo altri segnalini ancora. Questi ad esempio sono i segnalini che vanno, come si chiamano, segnalini ostacolo, che vanno a dividere due aree di gioco. Poi qui abbiamo i segnalini danno, che ovviamente subiranno i nostri personaggi durante il match. Poi ragazzi, qui abbiamo ancora, prima di andare avanti, le basette colorate bianche e nere, due per personaggio. E qui abbiamo le tessere luogo, queste sono 10 e sono componibili. Quindi noi, vedete, da questo lato si potranno girare, noi dovremo poi mescolarle e creare la base, il campo di gioco, insomma. Poi troviamo, togliendo questo, troviamo i 4 dadi attivazione, 2 di colore nero, vedete, bordato di nero, e 2 di colore bianco, bordato di bianco. Molto belli esteticamente. Poi ragazzi, andiamo al pezzo forte, che ovviamente sono le miniature, eccole qui. Faccio vedere ad esempio Taz, guardate che figo, guardate che bello ragazzi, molto dettagliate. Le miniature sono sicuramente il fiore all'occhiello di questo titolo, perché sono veramente stupende. Guardate Bugs Bunny, che bello, sono veramente veramente belle. Questo è Daffy Duck, faccio vedere, stupenda anche quella di Daffy Duck. E questo è Taddeo, eccolo qua. Ragazzi, sono fatte veramente benissimo, sono anche mediamente, non dico pesanti, però mediamente pesanti, non sono leggere, sì. Quindi sono anche di una buona plastica. Poi abbiamo, togliendo queste, sotto il regolamento di gioco, anche questo molto ben fatto, vi faccio vedere qualche foglio, vedete qui ci sono molte illustrazioni che vi spiegano un po' tutto, sono una ventina di pagine, sì, sono 20 pagine esattamente. E qui ci sono le schede personaggio, questa è quella di Taddeo, questa è quella di Taz, ci sono 4 schede personaggio. Beh ragazzi, qui infine ci sono, qui c'erano i vari segnalini che noi abbiamo già defustellato. Fustelli, sì. Noi vedete, questi li conserviamo, comunque non li buttiamo. E quindi questi li troverete, in realtà li troverete sopra, messi qui tutti i segnalini che dovete andare a togliere. Ok ragazzi, questo è l'unboxing
dei Looney Tunes Mayhem. Ora passiamo subito al setup. Eccoci giunti, giocatori e giocatrici, al setup dei Looney Tunes Mayhem. Allora, come prima cosa prendete le 10 tessere luogo, le dovete mescolare tra di loro, ovviamente a faccia da questo lato sono tutte uguali, e poi dovete creare la plancia di gioco. Ora Deborah mi aiuterà a fare una plancia 3-4-3. Quindi le tessere, ragazzi, devono essere combacianti. Deborah, metti le 4 su. Vedete, deve essere sempre un bordo che tocca. Quindi in questa maniera qui, vanno a incastro. Ne mettete 4, così. E sopra. E sopra di nuovo, ragazzi, ne mettete 3. Sempre in maniera del tutto coperta. Spostati le carte maglie, ma altrimenti abbiamo fastidio. E mettiamo la terza, così. Perfetto. Questo, ragazzi, è il campo di gioco. Una volta che l'avete creato, le tessere in realtà vanno rivelate, quindi non vanno lasciate così, altrimenti voi non sapete poi quali sono i luoghi. Quindi le girate in questa maniera qui e vedete cosa c'è sotto. Ovviamente poi le rimettete nello stesso ordine in cui le avete trovate. Quindi questa ad esempio va girata così, questa la girate così. State componendo il campo di gioco. Ok, ecco qua. Una volta che avete rivelato il tutto, riunite tutte le varie tessere, e questo, ragazzi, è il campo creato su cui noi andremo a giocare, con tutti i vari luoghi che poi nel tutorial vi andremo a spiegare in maniera dettagliata. Una volta fatto questo, ogni giocatore, partendo dal più giovane, sceglie il proprio colore, quindi nero o bianco. È un quindi Deborah, ad esempio, che giusto per cavalleria, la facciamo essere la giocatrice più giovane di turno. Solo per cavalleria. Solo per cavalleria, perché altrimenti sarei stato io, ma non lo diciamo a nessuno. Sceglie un colore, facciamo sempre che lei scelga il bianco e a me lascia il nero. Quindi voi avete le basette colorate, prendete le basette colorate, vedete qui, e prendete anche questi qui che sono i segnalini di potere, energia, di abilità attivata, perché ogni personaggio ha un'abilità che può essere attivata o una volta per turno o solo una volta durante la partita. Una volta che avete utilizzato quell'abilità, userete questo per ricordarvi che appunto quell'abilità è stata utilizzata. Quindi prendete i segnalini del vostro colore e li mettete da parte. Ovviamente, ragazzi, sotto ogni personaggio che sceglieremo andranno messe le basette colorate, vedete, vanno a incastro, basta incastrarle. Ecco, come ha fatto Deborah, ecco qui, vedete, avete la basetta colorata. E poi colorata. Per togliere se ne viene molto, sì, facilmente. Molto facilmente. Sì. Poi, una volta fatto questo, prendete le tessere, personaggio relativo, ovviamente ora noi non abbiamo ancora iniziato, quindi faccio vedere una tessera, ad esempio facciamo finta che Deborah abbia scelto Taddeo, lei avrà questa tessera relativa. Nel tutorial vi spiego molto semplicemente cosa dicono queste schede personaggio, quindi in maniera molto facile. E dovete posizionare le carte Mayhem dopo averle mescolate in maniera tale che ognuno le possa raggiungere facilmente, più tutti i vari segnalini. In più, ragazzi, prendete anche il dado Mayhem, sia di attivazione che dado Mayhem principale, perché questi andranno lanciati. Ogni squadra ha due dadi del proprio colore, Deborah avrà i due bianchi e avrò i due neri, che terremo sempre a disposizione insieme, facciamo finta, alle nostre tessere personaggio 1 e 2, schede personaggio di Deborah 1 e 2, le tenete davanti a voi, pronti a iniziare la partita. E una volta fatto questo, ogni giocatore pesca... Ah, ragazzi, scusate, mi dovete mettere i segnalini Acme sopra questo luogo qui, che si chiama Strada nel Deserto. Vedete qui, su questo luogo, Strada nel Deserto, c'è proprio raffigurato il barile Acme. Quindi non vi potete sbagliare. E c'è scritto, ottieni un segnalino Acme. Questa si chiama Strada nel Deserto. Quindi su questa plancia, comunque, diciamo, venga spawnata, voi li andate a mettere sopra questi segnalini Acme, che dovrebbe essere 10 se non ricordo male in totale. E una volta fatto questo, dovete mescolare il mazzo Mayhem e distribuire 7 carte a testa in maniera coperta. 4, 5, 6 e 7 ad esempio prenderà Deborah, e 3, 4, 5, 6 e 7 prenderò io. Il restante mazzo viene messo qui. Il gioco consiglia di usare delle carte all'inizio? Sì, prima di dire quali carte vi consigliano, di queste 7 carte non terrete tutte le carte. Su ogni scheda personaggio vi dice il limite di carte. Ad esempio Taddeo può avere in mano, chi comanda Taddeo, massimo 2 carte, e chi comanda Daffy Duck può avere in mano massimo 2 carte. Quindi basta fare la somma, 2 più 2 è uguale 4. Quindi io di queste 7 carte, che contengono degli effetti, ad esempio rimuovi uno dei tuoi personaggi dalla mappa, questo lo rende il personaggio invisibile per quel turno di gioco, di queste 7 carte io ne andrò a selezionare ad esempio 4 e ne scarterò 3. Le carte scartate vengono messe in fondo al mazzo Mayhem coperte e rimarranno poi disponibili. Quindi dipende molto da quante carte vi dà il vostro personaggio. Scegliete un lato, praticamente c'è il lato A e il lato B.
non siete costretti a prendere lo stesso lato sia voi che il vostro avversario, cioè io posso scegliere per Tadio il lato B, posso scegliere per la Fidak il lato A liberamente, quindi non siamo costretti a giocare tutti con il lato A o tutti con il lato B, è una scelta libera a seconda del personaggio. Quindi una volta che avete fatto questo vi tenete le carte in mano e il gioco infine vi consiglia, qui sul regolamento vi faccio vedere con quali carte iniziare. Ora ovviamente io e Deborah non ce le ricordiamo a memoria, quindi nella prima partita vi consigliano delle carte particolari con quale far iniziare Bugs Bunny, la Fidak, Taddeo e Taz. Quindi senza fare questa fase qui di prendere sette carte e tenerne da parte una, iniziare direttamente con queste due carte che vi vanno a suggerire. Che per Bugs Bunny sono istruzioni sbagliate e dadi a posto, per la Fidak la canaglia più fortunata e che sorpresa, per Taddeo guardia alta e pattini a razzo, e per Taz potere dei fiori e mega magnete. Quindi se avete il gioco e volete iniziare la prima partita potete utilizzare queste carte qui. Una volta che avete fatto questo, il vostro personaggio verrà piazzato su una tessera base, come vedete sono colorate di bianco e di nero, e fate partire ogni personaggio da una di queste basi. Quindi i personaggi non partono insieme, tipo se io faccio un esempio, ho Taddeo e Daffy Duck, per esempio Daffy Duck lo metto qui e Taddeo lo metto qui. Deborah invece metterà Taz ad esempio qui e Bugs Bunny qui. Come vedete non possono essere all'inizio sulla stessa tessera, devono avere due basi diverse di partenza. Questo è ciò che serve per iniziare il gioco, questo è il setup iniziale. Non vi fa perdere tantissimo tempo, solo il tempo di mescolare le tessere, metterle appunto, rivelarle, volendo potete rivelarle anche direttamente a faccia in su così siete già pronti, il tempo di mescolare le carte Mayhem e poi di scegliere i personaggi e siete pronti a giocare. Ragazzi, per completare il setup dovete anche mettere un segnalino punto vittoria sui luoghi che vi indicano queste icone qui. Quindi prendete i segnalini corrispettivi, nero e bianco, e li andate a mettere sopra questi sui luoghi, disegni. Sui disegni, vedete, in corrispondenza, andandoli a coprire. Questi sono luoghi che appunto con la condizione del luogo che poi vedremo nel tutorial vi daranno un punto vittoria. I quattro luoghi che li contengono sono, allora, strada nel deserto, casa dolce casa, serata poker e terreno di caccia. In questi quattro luoghi troverete appunto la possibilità di vincere un punto vittoria. Ok ragazzi, detto questo passiamo ora invece al tutorial. Eccoci giunti giocatori e giocatrici al tutorial dei Looney Tunes Mayhem. Partiamo ad analizzare le schede di ogni personaggio, che sono poi tutte uguali, cambiano solo ovviamente i valori. Qui c'è il nome, qui c'è il disegno, qui ci sono i punti vita con cui parte il personaggio, qui il numero di carte Mayhem che vi danno all'inizio di ogni turno e qui il lato della plancia che può essere A o B. Come vi abbiamo detto durante il setup è facoltativo, cambia qualcosa sulle abilità, potete scegliere voi quale utilizzare liberamente. Qui sotto trovate l'abilità unica di quel personaggio che può essere attivata o una volta per turno o una volta per tutta la partita, ve lo dice l'abilità stessa. E poi qui ci sono le due abilità specifiche di quel personaggio, che come vedete vi indicano anche il... questa è l'abilità principale, indipendentemente dal numero che vi esce. Però se ad esempio qui fate 5 più quando lancerete all'inizio turno i dadi di attivazione, si attiva anche l'abilità speciale, che in questo caso c'è scritto tira. In più alcuni personaggi hanno delle abilità che si attivano grazie al dado Mayhem, che hanno dei valori con queste stelle qui. E qui ci sono, vedete, con la stellina avete anche la possibilità di attaccare in mischia. Quindi qui vedete la specifica delle abilità. Poi, passando ai dadi, questi sono appunto i dadi di attivazione, che vi servono sia per l'iniziativa che per i numeri, per le varie abilità che ovviamente lancerete all'inizio turno. Il dado Mayhem, che indica il numero di danni che i personaggi faranno in quel turno. Quindi ogni personaggio non ha un numero di danni personalizzato, ma lo decide il dado Mayhem. E ci sono numeri con la stellina che fanno attivare le abilità, e anche numeri classici che quindi non fanno attivare nulla. Poi abbiamo i segnalini Acme, che abbiamo fatto vedere prima, che vanno messi sul luogo che si chiama strada nel deserto. Poi ragazzi, qui ci sono tutti i vari segnalini. Questi sono i segnalini di abilità attivata, che si mettono appunto quando avete utilizzato l'abilità specifica di quel personaggio. Sono due per squadra. Vabbè, uno per ogni personaggio ovviamente, con il colore. I segnalini di punti vittoria, che abbiamo già fatto vedere prima, che si mettono sui luoghi o si prendono quando mettete capo a un personaggio. I segnalini danno. Qui c'è danno da 1, ovviamente arrivato a 5, togliete i segnalini da 1 e potete mettere 1 da 5. Quindi questi vi fanno tenere... Perché se no sarebbe troppo lunghi, insomma, sarebbero incasinerebbero tutte o sì, tutta la scheda. Sì, occuperebbe tutta la scheda solo per questi segnalini qui. Qui ci sono i segnalini ostacolo,
che dividono due luoghi adiacenti. Vi facciamo vedere un esempio pratico. In questo momento questi due luoghi messi in questa maniera sono considerati adiacenti. Se li mettete un ostacolo, questi due luoghi non sono più considerati adiacenti. Non sto passare da qua a qua. Esatto, questo movimento quindi non dovrà andare fare in un'altra scheda, diciamo. Dovrà fare il giro per arrivare in questo, in esatto, questo diciamo luogo. L'unica cosa che non potete fare con questi segnalini è metterli tra una tessera e diciamo il bordo esterno della mappa. Vabbè, il tavolo, il bordo esterno della mappa, perché non è che loro sanno di essere su un tavolo. Quindi il bordo esterno, non potete metterli qua, perché qui c'è il bordo esterno, la mappa qui finisce, quindi non è possibile metterli così. Non avrebbe senso comunque. Esatto, non avrebbe senso. Qui ci sono i segnalini stordimento. Quando prendete questi segnalini, il vostro personaggio può fare soltanto una delle due cose, quindi ogni personaggio può o muoversi in maniera facoltativa e può attivare un'abilità. Con questo segnalino stordimento potrà fare solo una di queste due cose. Qui abbiamo il segnalino trappola che potete posizionare. Sì, sono double pass praticamente, che potete attivare, potete mettere su un luogo dove siete presenti voi adiacenti. L'importante è che non ci siano già personaggi avversari, che non ci siano già altre trappole messe da il vostro compagno di squadra, quindi su luoghi diciamo vuoti, puliti, senza niente, vuoti, sì. Qui c'è il segnalino fuga, si può avere soltanto uno per turno tramite, vedete ad esempio Taz ce l'ha già nella sua abilità personaggio, o tramite altri tipo segnalini o carte vi potrebbero dare il segnalino fuga. Questo si usa non durante il vostro turno, ma durante il turno o di un avversario o del vostro compagno, per spostarvi dal luogo in cui vi trovate a un luogo adiacente. Qui abbiamo il segnalino avvelenamento, che vengono messi sui luoghi come segnalini trappola e appunto danno, avvelenano quel personaggio. Quindi una volta che vi siete avvelenati, mettete chi l'aveva ricevuto l'avvelenamento, questo segnalino sulla sua plancia, e a fine del round prenderà un danno per ogni segnalino avvelenamento e per ogni segnalino trappola presente sulla sua plancia. I segnalini però avvelenamento non si tolgono tutti. Se ad esempio io a fine turno ho due segnali di avvelenamento, subirò due danni, uno lo tolgo e lo rimetto nella riserva generale, ma l'altro mi rimane sulla plancia, quindi alla fine del prossimo round avrò già un danno sicuro che mi sarò preso, che quindi subirò alla fine di quel round. A meno che quando finisce il round il personaggio va in KO, in quel caso... Sì, poi spiegheremo nel più nel dettaglio il KO. Sì, c'è un caso particolare in cui il personaggio appunto va KO, quindi si elimina. Qui c'è il segnalino scudo, che vi permette di parare fino a due danni, sia che sia un attacco diretto, sia che siano trappole o appunto avvelenamenti. Come per il segnalino fugge, la stessa cosa. Si può avere quindi solo uno alla volta, e anche se parate un solo danno, questo viene comunque eliminato, non vi avanza uno scudo bonus, no. Una volta utilizzato per uno o due danni, quello dovete comunque togliere e mettere nella riserva generale. Infine, qui abbiamo il segnalino iniziativa. A cosa serve l'iniziativa? A vedere chi inizia a giocare la partita in quel round, perché noi inizialmente tireremo i dadi, chi farà il numero più basso avrà il segnale, possiamo dire ha fatto 4, io ho 7, lei avrà l'iniziativa. Se nel caso in cui avesse fatto 7 pure lei, quindi avesse fatto un 2 e un 5, quindi pareggio, si prende il segnalino iniziativa e lo lanciate come fate con una monetina, come testa o croce, esatto, quindi. E in base al colore che esce, come double fast, quella sarà la squadra che inizierà, quindi bianco o nero. Questi sono tutti i segnalini, come funzionano. Poi passiamo alle tessere di gioco. Sì. Allora, queste sono le basi, come abbiamo detto, nel setup in cui inizialmente partono i personaggi. Sì. Solo all'inizio, ragazzi, non possono partire insieme, ma durante il round possono poi trovarsi tutti e due i personaggi sulla base, non c'è più nessun problema. Qui abbiamo il Grand Canyon, che vi permette di collocare o spostare un ostacolo, che abbiamo fatto vedere prima, e come vedete si può stare massimo in due. Qui poi abbiamo il segnalino terreno di caccia, prendi il punto vittoria ma si subiscono danni pari al valore del dado Mayhem. Quindi entrate in questo terreno, per esempio il dado Mayhem dice 2, subite 2 danni e prendete il punto vittoria. Attenzione, una volta che il punto vittoria è stato preso non viene rifillato. Quindi se ricapitate lì e l'avete già preso il punto vittoria, vi toglieranno comunque i 2 danni. Sì, vi toglieranno comunque i danni presenti sul dado Mayhem se ricapitate, ma il punto vittoria ovviamente è stato preso e quindi non lo prenderete più. Poi andiamo a serata poker, in questo caso prendete il dado Mayhem, lo dovete ritirare, quindi cambierete anche il valore di danno fino a quel momento, in quel turno. Se c'era 2, ritirandolo vi esce 2 con proprio la stellina, sarebbe rimasto 2, ma come vedete qui se esce la stellina prendete anche il punto vittoria, quindi dovete cercare di ritirare un valore con la stellina. Però se fosse uscito 3 con la stellina
Da quel momento gli attacchi avrebbero fatto subire 3 danni e non più 2. Qui abbiamo casa dolce casa, ossia prendi i punti vittoria se entrambi i personaggi sono presenti sulle due tessere. Quindi se riuscite a portare tutti e due i compagni su questi due spazi, vi prendete il punto vittoria. Qui invece abbiamo la strada nel deserto, ed è quello in cui si mettono i segnalini Acme. Quindi entrate qui, prendete un segnalino Acme e vedete l'effetto. Se i segnalini Acme finiscono, ovviamente non si applica l'effetto di questo terreno e quindi non potete fare più nulla, cioè è come se fosse vuoto. E qui infine abbiamo il campo di carote, che cura fino a 2. Come vedete, la particolarità di questo luogo è che c'è solo uno spazio, quindi si entra solo un personaggio alla volta che vi cura fino a 2 danni. Quando un qualsiasi terreno è occupato da 2 personaggi, si dice che quel terreno appunto è occupato, che vuol dire che nessun altro ci può entrare. Questo è il numero massimo di miniature che può contenere, quindi sono tutte da 2. Tutte hanno 2 spazi, tranne quella, diciamo, la carta che cura, quindi il campo di carote, che è da 1 solo. Andiamo a vedere le carte Mayhem, ragazzi, queste vi aiutano, e di queste se ne può giocare una sola per ogni round, per squadra, non per personaggio. Quindi i vostri due personaggi giocheranno solo una carta Mayhem. Allora, ci sono 3 simboli che le distinguono, le differenziano. Qui c'è la bandiera, vuol dire che l'effetto deve essere giocato immediatamente, quindi all'inizio del round. Qui c'è una, vedete qui, una specie di cartone con la freccia in giù, vuol dire che questa potete utilizzarla in qualsiasi momento, all'inizio, durante o alla fine del vostro round di gioco. E infine qui c'è una specie di mano con lo stop che vi indica un momento preciso in cui potete utilizzarla. Ad esempio, avvelena 2, quindi date 2 avvelenamenti, quando un personaggio avversario usa un segnalino Acme che ha preso. Quindi quando lo gioca, poi gli date 2 danni. Quindi come vedete, questi tipi di carte hanno dei momenti precisi che entrano in gioco. Tutte queste carte qui sono comunate dal fulmine qua sotto, che vuol dire il fulmine, che l'effetto avviene immediatamente. Immediato, sì. Però ci sono anche carte, in realtà ce n'è solo una sulle 22, che ha questo simbolo qui, di questa specie di cerchio, vedete, con questa freccia. Questo vuol dire che invece l'effetto vale per tutto il round, quindi un effetto duraturo in tutto il round. Questa è come funzionano anche le carte Mayhem. Detto questo, in più ci sono altri effetti, che sono l'effetto spingi, cioè vi permette di spingere un personaggio che è con voi, facciamo un'ipotesi, lui è solo qui, Daffy Duck può spingere Taz su una tessera adiacente, ad esempio qui, quindi spostarlo e non farlo stare più nel suo stesso luogo. Questo magari lo potete utilizzare se qui ad esempio gli avete piazzato una trappola, lui entrando qui automaticamente prende la trappola e quindi subisce un danno, subisce un danno da trappola. Quindi per questo qui. Oppure, al contrario, c'è l'altro tipo di azione, che è tira. Quindi voi prendete un personaggio presente sul luogo adiacente e lo tirate nel vostro stesso luogo, se veramente è possibile. E lo stesso vale questa cosa. Qui avete una trappola, il personaggio si trova qui, voi tirandolo a voi fate scattare la trappola e quindi quel personaggio subisce un danno. Ok ragazzi, questo è spinge e tira. In più c'è un altro effetto presente sui segni Acme che si chiama teletrasporta. Vuol dire che potete teletrasportare il personaggio da un luogo a un qualsiasi altro luogo della mappa e non vale come movimento. Perché è appunto un movimento in più, però non vale. Appunto. Esatto, non vale, perché è un'abilità in più. Queste sono, diciamo, le altre abilità che non abbiamo ancora visto. Poi ci sono gli attacchi in mischia, che sono quelli che vi ho fatto vedere prima di Taz. Sì. In mischia ho detto il colpo dello sparo. E qui questo è il simbolo, l'attacco a distanza. Potete attaccare o nello stesso luogo o in un luogo adiacente un personaggio. Allora ragazzi, qui infine, direttamente dal regolamento, però è la parte finale, vi faccio vedere il riassunto del round. Così vi dico anche la fase di recupero e il KO. Allora, all'inizio del round tirare i dadi di attivazione e determinare chi ottiene l'iniziativa. Quindi l'abbiamo detto. Tireremo i dadi di attivazione, chi avrà l'iniziativa più bassa inizierà il turno. Chi avrà l'iniziativa tirerà, ovviamente, di conseguenza, prende l'iniziativa e tirerà il dado Mayhem. Poi, fase di recupero, tranne nella prima fase, quella iniziale, in cui ovviamente non c'è bisogno di recuperare, quando finirà il primo turno, prima di iniziare il secondo turno, ci sarà la fase di recupero. Che vuol dire? Se un personaggio ha, per esempio, Bugs Bunny a 10, mettiamo che Bugs Bunny subisce durante il round 10 danni, o di più, tipo arriva a 12, il personaggio va a KO, quindi sviene e viene eliminato in quel momento dalla mappa. Si toglie dalla mappa, quindi Bugs Bunny sarà più presente. Nel round successivo, Bugs Bunny, se l'altro personaggio non è finito KO, che in quel caso la partita termina, tornerà in gioco, quindi verrà
la vita torna a 10, verranno eliminati tutti i segnalini che aveva veleno, danno, tranne i punti vittoria accumulati, che anzi questo caso sono bianchi, che Bugs Bunny li rimarranno quei punti vittoria accumulati, e i vari segnalini Acme che ha pescato, quelli li rimarranno, ovviamente quelli già, quelli che non ha già giocato, quindi i segnalini Acme non giocati rimarranno sulla sua plancia. Il resto, segnalini stordimento, segnalini fuga, segnalini avvelenamento, eventuale segnalino scudo, verranno tutti, tutti tolti, la plancia verrà pulita. Una volta fatto questo, il giocatore è pronto a ripartire nel round successivo. Se invece non avete subito nessun KO, cosa accade in quel turno? Che si fa il discorso dei segnalini veleno. Quindi si vede quanti segnalini veleno avete, subite danni e poi ne eliminate uno mettendolo nella riserva. Questo si fa nella fase di recupero. Altra cosa importante, quando diciamo voi avete una squadra composta da due personaggi e un personaggio finisce KO, durante il turno che voi rimanete con un solo personaggio, quel personaggio farà due turni di gioco per sopperire la mancanza del suo compagno. Quindi, per esempio, Daffy Duck in questo caso giocherà due volte. Se invece il personaggio di Bugs Bunny fa le sue azioni e poi finisce il KO, quindi quel turno l'ha già giocato, ovviamente solo per quel turno voi giocherete un solo turno con l'altro personaggio. Se invece viene eliminato nel turno successivo, farete due azioni come se avesse due personaggi, ma le farà in realtà entrambe Daffy Duck o che personaggio avete in quel momento. Questo è importante e doveroso dirlo. Poi andiamo avanti. Attivazione del personaggio, quindi collocate il dado di attivazione sopra il personaggio con l'attivazione che volete utilizzare. L'abilità. Le abilità che volete utilizzare. Le abilità si possono usare solo una per turno, quindi io non posso utilizzare due volte la fionda. Se utilizzo la fionda nel turno successivo, obbligatoriamente utilizzerò Tornado in scatola. Quindi le abilità devono essere diverse tra di loro. Fate il movimento gratuito facoltativo, attivare la capacità, quindi quella scritta qui in base al numero del dado, quella speciale o quella da Domaien, poi passare l'attivazione all'avversario, perché ovviamente inizia il turno ad esempio Debola, poi giocherò io, poi giocherà Debola, poi giocherò io, alternato. In modo alternato, e poi ripetere finché tutti i personaggi sono stati attivati. E poi una volta fatto questo, ragazzi, finisce il round, scartiamo le carte Mayhem eventualmente che abbiamo giocato, e una volta fatto questo il round è terminato e poi si riparte con la fase di recupero e poi si inizia il round. Questo, ragazzi, è il tutorial, un gioco molto molto semplice, molto più semplice, vedete, a giocarlo che a spiegarlo. Sì, infatti, perché ha molta componentistica, ma in realtà è abbastanza semplice. Mancano ancora le altre. Sì, ora vi andremo ad analizzare invece la modalità 3-4 giocatori, la modalità che si chiama tutti contro tutti e la modalità competitiva. Eccoci giunti, giocatori e giocatrici, alla variante per 3 o 4 giocatori. Allora, nella variante per 3 o 4 giocatori, se siamo in 4, ognuno di noi comanda ovviamente un solo personaggio e prende la sua relativa scheda personaggio. Se invece siamo in 3, ci sarà praticamente un 2 contro 1. Il giocatore nella variante in 3 che giocherà da solo seguirà le normalissime regole che abbiamo già visto nel tutorial. Invece, sia nel caso di giocatori in squadre che sia in 3 o in 4, ci sono delle piccole modifiche. Innanzitutto non si pescano 7 carte Mayhem, ma ogni giocatore pesca 4 carte Mayhem e, come abbiamo detto già prima, ne terrà in mano il limite che gli dà il proprio personaggio. Quindi, ad esempio, in questo caso tutti e 4 hanno un limite di 2 carte, quindi su 4 ne tenete 2 e ne scartate altre 2. Quindi io di queste 4 scelgo 2 che voglio tenermi e 2 le rimetto in fondo al mazzo, come abbiamo visto. Inoltre, quando si fa squadra, se che sia in 4, se che sia in 3, quindi la squadra di 2, non potete discutere tra di voi delle carte Mayhem, di quando utilizzarle, di come utilizzarle, non si può parlare. L'unica cosa che potete fare, l'unica cosa su cui potete confrontarvi, è quando tirate i dadi, magari potete discutere su quale abilità attivare del personaggio, nella modalità in cui giocate soprattutto in 2 contro 1. Quindi magari io voglio attivare questa, ma meglio attivare quella, è l'unica cosa di cui potete parlare. Però poi alla fine la decisione finale di quale abilità attivare, di come muoversi, di come spostarsi sui luoghi, spetta sempre al giocatore che ha quel personaggio. Questa è la variante per 3 o 4 giocatori. Passiamo ora invece a vedere la modalità che si chiama tutti contro tutti. Passiamo ora, giocatori e giocatrici, alla modalità tutti contro tutti. Come avrete visto anche quando vi ho spiegato poc'anzi la modalità 3-4 giocatori, mi ero già preparato il campo. In questo caso le tessere sono girate dalla parte posteriore e non si rivelano i luoghi, ma rimangono girate in questa maniera. Ogni luogo ha 2 spazi.
In questa modalità, che è per tre giocatori, Taz è un personaggio non giocante, viene collocato al centro della mappa in uno dei due spazi. Perché diciamo è il nemico di tutti. Sì, è un giocatore, diciamo un jolly. Invece i tre sfidanti si mettono, uno partendo dall'estremità a sinistra della mappa, l'altro all'estremità di destra, in basso, e l'altro in alto. Quindi sono distribuiti in maniera, diciamo, che sia la più lontana possibile, almeno inizialmente, da Taz. L'obiettivo di questa modalità è quello ovviamente di rimanere come Lander, ne rimarrà soltanto uno. Voi dovete rimanere gli ultimi, cioè l'ultimo personaggio in, diciamo, giocante. Innanzitutto, per quanto riguarda le carte Mayhem, dovete selezionare dal mazzo di 22 carte solo quelle che hanno questo triangolino qui in basso. Vedete, qui c'è un triangolino, ve lo faccio vedere bene. Dovete selezionare solo tutte le carte che hanno il triangolino, le restanti le potete eliminare, non vi serviranno in questa modalità. Ne selezionate 4 e ne ve ne rimangono in mano solo quelle che vi dice la tessera personaggio. Esatto, quindi 4 è un tipo qui e meno nella set base, tutti i personaggi avranno due carte di partenza. Ognuno sceglie, eliminato Taz, non si può scegliere il proprio personaggio, prende la propria tessera, la propria scheda del personaggio e prende le relative le carte, quindi ne seleziona 4. Ne scarta 2 e ne tiene 2. E come sempre nella modalità normale, le restanti si mettono in fondo al mazzo. Fatto questo, i segnalini vengono messi al centro. Non serviranno punti vittoria perché qui non ci sono punti vittoria. Come vedete, non ci sono basette, quindi non ci sono squadre. Esatto, tutti contro tutti. E altra cosa importante, le trappole che voi andate a piazzare in realtà possono danneggiare anche voi stessi. Quindi, se io piazzo una trappola qua con Daffy Duck, poi mi sposto e per motivo X mi spingono e torno di nuovo qua, la trappola che ho messo io stesso mi fa un danno, quindi non siete immuni dalle vostre stesse trappole, state molto attenti. Qual è la particolarità di questa modalità? Le regole sono quelle classiche, quindi ci si può affrontare, bisogna tirare dall'iniziativa, in questo caso il regolamento vi dice di darla casualmente a un giocatore, voi fate come volete, datela al più piccolo, al più grande, lanciate i dadi, fate come volete. Il giocatore che prende l'iniziativa sposta Taz in un luogo adiacente a quello centrale, quindi ad esempio lo sposto qua. Taz alla fine del turno, voi tirate i dadi di attivazione, tirate il dado Mayhem, quindi come sempre Taz alla fine del turno farà danni in base a quello che c'è sul dado Mayhem a tutti i personaggi presenti o sul suo stesso luogo, quindi una tessera uguale alla sua, o in quelle adiacenti. Questo è quello che fa Taz. Inoltre potete attaccare Taz con un attacco sia in mischia che a distanza, quindi o sulla stessa tessera o su una tessera adiacente. Quando attaccate Taz potete spostarlo fino a due caselle, sempre rispettando magari le tessere adiacenti, perché vi ricordo che se qui ci fosse un ostacolo non potete spostare Taz qua, ma potete spostarlo facendo 1 e 2, quindi evitando l'ostacolo, che queste due tessere non sono più considerate adiacenti. Spostare Taz di due tessere dove volete voi. Alla fine del turno, tutti coloro che saranno vicini a Taz, come vi ho detto prima, o nella stessa testa adiacente, prenderanno danni. Perderanno due vite. Perderanno due vite, tre vite, quattro vite, dipende da quello che dice il dado Mayhem. Una volta finito il turno, inoltre, dovete eliminare una tessera. Non però dividendo la mappa in due blocchi diversi. Ma quindi prendendo dalla parte esterna. Sì, principalmente dall'esterno. Ma fino ad arrivare al centro. Vedete, in questa maniera, ogni turno, la mappa diventerà sempre più piccola. E ovviamente in questa maniera Taz sarà sempre più pericoloso e ci sarà sempre più possibilità di finire KO. Quando finite KO non c'è la fase di recupero, quindi siete eliminati dal gioco. Morti insomma. Quindi poi rimarranno gli altri due che si sfideranno, chi rimarrà, cioè viene eliminato da Fidak, e chi rimane, se in questo caso Bugs Bunny, sarà il vincitore. Questa è la modalità tutti contro tutti, davvero che noi consigliamo di provare perché è molto molto divertente. Ora passiamo invece all'ultima modalità, che è quella competitiva. Infine, giocatori e giocatrici, siamo giunti alla modalità competitiva, che è una modalità particolare in quanto vi permette di pianificare, ancora prima di giocare, la vostra squadra. Perché in questa modalità potete unire anche personaggi di scatole diverse. Ad esempio, o più scatole, anche sempre degli Unitoons. Anche più scatole, sì. Però, per esempio, della Mayhem esiste anche la scatola dei Titans Go. In questa modalità potete giocare, appunto, voi con due personaggi Titans, o un personaggio Unitoons, un personaggio Titans, e viceversa. Quindi potete fare un po' come volete. Altra cosa che potete fare è portarvi già delle carte Mayhem, anche da diversi mondi di gioco, già preselezionato, quindi un mazzo con quale voi giocherete. Invece, per quanto riguarda tutti i segnalini e tutte le tessere luogo, devono essere soltanto di una scatola base.
Quindi o soltanto dei Looney Tunes o soltanto dei Titans Go, non potete mescolare mondi diversi. Sì. Questo è come funziona la modalità competitiva. Quindi ragazzi, con questo abbiamo visto tutto e ora passiamo invece a vedere la sfida tra me e Deborah e quindi andiamo al gameplay. Eccoci giunti, giocatori e giocatrici, al gameplay dei Looney Tunes Mayhem. Abbiamo cambiato l'inquadratura mettendola laterale, fateci sapere con un commento se la preferite, insomma. Oppure se volete quella che avete visto fino al video precedente, fateci sapere voi qual è la vostra preferita. Allora ragazzi, abbiamo già messo la plancia, abbiamo già liberato i luoghi, abbiamo già scelto le squadre. Deborah, tu avrai in squadra Taz e Taddeo. E io invece avrò Bugs Bunny e Daffy Duck. Ragazzi, ci siamo già distribuiti le carte Mayhem, vi abbiamo risparmiato la fase del setup. Quindi abbiamo scelto 7 carte, ne abbiamo tenute 4, ne abbiamo scartate 3. Ora dobbiamo vedere chi inizia a giocare, quindi dobbiamo vedere chi avrà l'iniziativa tirando i dadi, io e Deborah. Tira i dadi per vedere chi avrà l'iniziativa. 3, 2, 1, via. Quanto hai fatto? 5. Io ho fatto 6, quindi l'iniziativa l'avrà Deborah. Eccola qua. E ora invece tiriamo i dadi e per vedere il valore che faremo per attivare le varie abilità. Un 3, i dadi sfuggenti ragazzi. 3, 2, 1, via. Okay. Io ho fatto doppio 6, tu? Io 6 e 4. Ottimi risultati ragazzi. Ora Deborah tira il dado Mayhem per vedere i danni in questo turno. 2 con la stella, quindi le abilità Mayhem sono attivate. Okay. Perfetto, allora inizia Deborah, okay. Il primo turno di gioco. Io parti con Taddeo. In ogni turno ragazzi abbiamo la possibilità di fare un movimento gratuito, facoltativo, e poi di attivare l'abilità prima del luogo, se il luogo ha un'abilità, e poi quella del personaggio, noi sceglieremo una delle abilità di quel personaggio. Allora, muovo qui. Quindi Taddeo va nella parte, diciamo, della strada del deserto, prende un segnalino Acme. No, se lo tiene. Allora, attenzione, io gioco però questa. Carta Mayhem per il mio turno. Avvelena 2 quando un personaggio avversario usa un segnalino Acme. Ah. Quindi prendi praticamente 2 di veleno. Ok. Però aspetta, tu non l'hai utilizzato, l'hai soltanto preso. Esatto. Quindi in realtà, vabbè, no, perché dice quando usa... Tu non l'hai usato, io pensavo lo usassi già in realtà, lo davo per scontato, invece tu non lo usi. Va bene, quindi ragazzi questa mossa non vale. Okay. Ora uso, ne ho dato da 6 per la bomba. Ok. E uso... Bomba, e Taddeo parte una bomba. Con diciamo la cosa a distanza di 3 danni, quindi questa con la cosa a distanza sarebbe l'attacco a distanza, quindi colpisce 3 danni Bugs Bunny. Ehi amico, mi hai colpito! Quindi 3 danni per il povero Bugs. Ok, turno finito per Taddeo, tocca a Bugs Bunny, che sposta di 1, va nello stesso luogo di Taddeo, e prende un segnalino Acme anche lui. E poi, una volta fatto questo, io ho 2-6, quindi posso utilizzare quello che voglio. Sì, allora farò così. Intanto ho l'abilità Spingi, quindi posso spingere via un personaggio. E spingerò via Taddeo, lo lascio lì. No, lo spingo via. Lo spingo qui e in più ho l'attacco a distanza. L'attacco a distanza che in questo caso è di 2. Io gioco però il segnalino Acme che mi dice più 2 danni. Quindi sono 4 danni però per Taddeo. Però io uso la carta. Sì. Quando un personaggio avversario usa un segnalino Acme subisce 2 danni. Ok. Allora io prendo 2 danni, Taddeo ne prende 4. Perché? Perché io subisco 2 danni ma la carta l'Acme comunque la utilizza. Ah, cioè, quindi fa 4, certo, un malus di 2 a Bugs Bunny, ma io l'ho utilizzato. Non dice a nulla l'effetto. Sì, no, dico quindi aggiungeva 2. Sì, aggiunge 2 più 2 e quindi sono 4 danni per Taddeo. Sì, assolutamente. Allora. Bugs Bunny ha già parecchi danni. 1, 2, 3, 4, no, c'ha 5 danni, anzi, no, tolgo uno di questi e prendo uno da 5. C'ho già 5. Quelli da 1 sono un po'... Tocca a Tasmania. Ragazzi, in ogni turno, tranne se un personaggio non va a KO, dovete utilizzare obbligatoriamente prima un personaggio e poi l'altro. Non potete utilizzare due volte lo stesso personaggio. Lei, tra l'altro, ha utilizzato la carta Mayhem, se ne può utilizzare una per turno, quindi lei ora non può più utilizzare carte Mayhem. Allora, io vabbè, Taz muovo qua. Quindi puoi piazzare o spostare un segnalino ostacolo. In questo caso lo vai a collocare perché non ce ne sono. Io... Ok, vuole impedirmi il movimento con Duff là. Ok, perfetto. Allora, tocca a me. Io in realtà andrò a fare con Duffy Duck questo movimento. Hai attivato, tu non hai attivato l'abilità di Taz, però. Ah,
Faccio... Meno male che me ne sono accorto. Potete stare attenti all'inizio, perché una volta che attivate l'abilità del luogo, vi verrà facile dimenticare che poi c'è il personaggio che deve attivare una sua abilità. Quindi sono due abilità che a volte che quasi ogni turno si vanno ad attivare. Quindi ricordatevi di questa cosa importante. Allora, io faccio... Col 4? Sì, col 4, faccio in trappola 2. Ok, quindi prendi due trappole, due segnalini di trappola, 1 e 2, e li puoi piazzare in un luogo adiacente in cui non ci siano già personaggi avversari. Ok, ora tocca a Daffy Duck che si sposta qui, sposta questo e lo va a mettere qui. Ok, lo sposto. Perché io qua posso spostare e collocare uno. Lo vado a mettere lì e poi tocca l'abilità di Daffy Duck che ha un 6 e che farà l'attacco in mischia, quindi ravvicinato. In più il bersaglio, siccome è un 5 più, subisce stordimento, quindi Taz becca 2 danni. In più nel prossimo turno è no, perché il turno finisce qui, quindi in realtà ti salvi perché non è stordito, perché c'è la fase di recupero. Ok ragazzi, questo è il primo turno, è finito. Ora entriamo nella fase di recupero, quindi ovviamente vengono tolti i dadi, se ci sono segnalini danno veleno si vanno a risolvere, in questo caso non ce ne sono, quindi andiamo a giocare un nuovo turno, come? Riprendendo i dadi e vedendo di nuovo chi avrà, no, l'iniziativa passa a me perché ora l'hai avuta tu, quindi questa passa a me. Vabbè, comunque dobbiamo tirare, tirare i dadi per vedere il valore, sì, io dicevo per il valore di abilità, via. Che hai fatto? 6 e 2. E io 6 e 3. Sempre che sali ragazzi a copiare i miei risultati. Questo lo devi girare o lo devi tirare? Sì, questo va ritirato da Domayem. Vediamo che cosa esce. 4. Ragazzi, attenzione, 4 danni. 4 danni. Questo è... Ah, la carta Mayhem, scusami, si scarta. Mettila qui. Ok. Questa qui... Perché tu devi tornare a 4 carte. Oh. Okay. Ok. Allora, iniziativa ce l'ho io. Io inizierò con... Allora, con Bugs Bunny. Sì, allora ragazzi, non sposto Bugs, lo lascio lì perché il movimento è facoltativo e prendo un segnalino Acme. Che mi dà un punto vittoria. Oh. E quindi questo lo vado a togliere e prendo il punto vittoria. E lo metto sulla... Ho fatto bene, ragazzi, sono... Poteva prenderselo lei, invece gliel'ho tolto questo punto vittoria. E ora attivo una capacità di Bugs Bunny. E andrò ad attivare questa qui. Questa è 5 più, tira, vabbè a me non interessa. Io ti bersaglio a distanza. Mm-hmm. E bersaglio quello che è Taddeo. 1 e 2, sì, Taddeo e Taz. Io vado a bersagliare Taddeo con 4 danni. Però... Qua dice la carta, quando un personaggio avversario, diciamo, attacca da lontano, previeni fino a 2 danni. Quindi ti prendi 2 danni. Quanto hai la conta? Io così prendi uno da 5? 4. Quindi più uno 6. Da 5 più uno che ti rimane. Sì, ce l'ho già. Ah, ok. E sono 6 danni. E questo è Bugs Bunny. Ora è il tuo turno. Ah, io con... Ah ragazzi, se alla fine finiranno questi segnalini, questo luogo non assegnerà più niente. Allora io con Taddeo vengo qua. Sì. E devo tirare il dado? Sì, devi tirare il dado Mayhem. 3 normale, no, quindi non prendi niente. Punto vittoria, perché questa ragazzi è la serata poker. Solo se si ha la stella si prende il punto vittoria. E faccio avvelena 2. Ok, però vale solo per i personaggi nello tuo stesso luogo e tu non c'è nessuno, quindi l'abilità è sprecata. Tocca a me, ovviamente muoverò Daffy Duck, lo muoverò qui, quindi passami da Domaia per gentilmente, tiriamo, vediamo un po' cosa esce. No, 2 con la stella. 2 con la stella, quindi prendo il punto vittoria, ho cambiato ovviamente il valore di danno che è 2 e ora tocca a me giocare con Daffy Duck. Daffy Duck che colpisce in mischia. E colpendo, tu non puoi più giocare carte Mayhem. Mischia. Ok, quindi ti faccio 2 danni secchi. Okay. Allora, io lascio Taz dove sta. Quindi puoi collocare o spostare un ostacolo. Però
Puoi collocare o spostare un ostacolo se vuoi, se no puoi lasciarlo lì. Ok. Anzi, così. Va bene. Questo da 6 lo metto qui e infliggo 3 danni a tutti i personaggi di un luogo adiacente. Quindi sia da Fidak. No, lui non è più adiacente perché gli hai messo l'ostacolo. Giusto. Quanti sono i danni? 3? Sì. 3 danni. Un attimo solo che vedo se posso fare qualcosa. No. Ok. Finisce il turno. Ora entriamo nella fase di recupero. Quindi andiamo a prendere i dadi. Qui abbiamo i segnalini. Ok. Tiriamo per vedere. Ah, l'iniziativa passa a te. Oh. Che ovviamente l'ho avuto io nell'ultimo turno. Andiamo a tirare i dadi. Ah, la carta Mayhem, scusa, mi viene scartata. Vabbè, io l'ho già tirati. Va bene, vabbè, non fa niente. Quelli rimangono lì. E io faccio 3 e 5. Io 5 e 2. Ragazzi, siamo sempre lì, vedete, copia tutti i miei risultati. Sì, proprio io copio. Copi. Li ho tirati per prima, copio, io copio. Copi i miei risultati, ragazzi. Hashtag Debra la copione. Sì. Allora, vai, tocca a te. Allora... Sempre 60 minuti. Sì. Io muovo... Taddeo, quindi. E lo muovo qui. Quindi puoi curare fino a 2. Sì, colgo 2. Basta, ovviamente. E devi attivare un'abilità di Taddeo. Ah, sì, attacco... Ah, devo tirare sì, il dado. Sì, dato mai, giustamente ci siamo dimenticati, ragazzi. Cos'è? 3 con stella. Sì. Ok. Se ho la stella, faccio questo da 5, sì. Faccio 3 danni a distanza, quindi ad Affidak. Ah, da Affidak, quindi. Sì. 3 danni, quindi lui stava a 3, va a 6. 3 danni, è un po' pericoloso. Sposto da Affidak qui. Metterò un segnalino ostacolo qui e poi con Daffy Duck posso attivare una delle due. Userò con... Sì. Sì, farò così. Allora, con questo qua da 5 attacco Taz con 3 danni e in più subisce stordimento. Quindi 3 danni, tu quanto hai con Taz? Vedi, così ti una da 5 nel caso? 2. Più 3, 5. Ok, e Taz viene, cioè, viene stordito. E danni dello stordimento. Questo è lo stordimento. Quindi vuol dire che ora Taz potrà fare solo o attivare un'abilità o un movimento e basta. Ok. E vabbè, ovviamente mi e finisce il turno di Taz. Sì. Tocca a Bugs Bunny invece, che... Posso rimanere qui e andare lì? No, me ne andrò qui in realtà. E poi attivo con 3 o più in trappola 2. Quindi posso piazzare 2 trappole in un luogo adiacente in cui non ci siano già trappole amiche o avversari. Le metterò qui. E il turno finisce. Quindi riprendiamo i dadi. Questa è la fase di recupero. Non abbiamo segnalini danno, non abbiamo segnalini veleno. Per il momento, ragazzi, la partita è ancora più o meno... più o meno tranquilla, anche se come i danni si stanno iniziando ad accumulare sempre di più. Allora, l'iniziativa passa a me. Tiriamo i dadi per vedere le abilità che avremo. Io ho fatto un 2 e un 4. Io un 1. Ho fatto doppio 1, ragazzi, io ho 4 e 2. In questo caso è un po' diverso, però. Allora, inizio io. Inizio io e inizio subito. Cos'è che dice qua? Ah, qui è la serata poker, che in realtà non mi interessa, perché io gli sono già stato. Allora, farò così. Ma se faccio un altro stordimento, che mi succede? In che senso? Se mi stordisco, cioè se mi... Ah, lo stordimento si toglie nella fase di recupero. Ah, okay. Non si è più stordita. Okay. Giusto. Allora, io con la Fidak mi sposterò qui. E... vabbè, tanto non posso fare niente, credo. No, infatti, perché non c'è nessuno, niente, vabbè, userò questa che dice prendi un selino Acme dalla riserva. Ma quella è da sotto? Sì, sì, da sotto. E vabbè, ma lì devi arrivare a 5. Eh sì, è l'abilità, no, questa è l'abilità Acme con la stella, vedi, c'è la stella. Ah. Però okay. Io non ho 5, quindi in realtà... non lo puoi fare. Sì, non posso... Se hai 5 più la stella. Forse non hai capito. Questa qua è per il 5 più. Questa qua è se è uscita la stella. Ah, ok. E mi dice prendi un selino Acme da un personaggio avversario o dalla riserva. La riserva è questa. Okay. Questa qua è la riserva. Ma io la prenderò da te. Selino Acme. Ah, ok. Vediamo che cosa avevi. Non male. E lo metterò sulla plancia di Daffy Duck.
tocca a te. Ok, allora io sposto Taddeo qua. Qui vai, prendi il punto vittoria, se entrambi i tuoi personaggi, questa è casa dolce casa, devono occupare tutti e due lo stesso luogo. Ah, ok. Puoi attivare un'abilità? No, nessuna abilità. Ok, quindi tocca a Bugs Bunny praticamente. Bugs Bunny che... Posso fare più 3 danni. Ma non c'è nessuno adiacente, sei distante da tutti. Lo so. Io con Bugs Bunny quindi andrò qua e mi curerò di 2. Quindi con Bugs Bunny scendo a 3. 1, 2, 3. E poi posso attivare l'abilità di Bugs Bunny con 4. Intrappola 2. Sì. E dove la devi attivare? Beh, dovete causare anche stordimento. Tra l'altro causano qui. E stanno già. Ah, sono già le mie 2 trappole, non sono le tue, hai ragione. Pensavo fossero le tue. E allora farò qui con 4. Non posso tirarti, ma non ti voglio tirare, però io posso fare un attacco a distanza, perché tu sei adiacente a uno, e quindi ti posso infliggere 3 danni per Taddeo. Ora è il turno di Taz, che chiude appunto il turno, è l'ultimo giocatore che manca. Taz che fa? Si becca 2 danni da trappola, quindi scattano entrambe le trappole, okay. E si eliminano le trappole, e ora puoi tirare il dado Mayhem. 1 con Stella, prendi il punto vittoria e gli attacchi infliggeranno da ora in poi un danno. Ah, eh sì, va bene. Tocca a te l'azione con Taz, che è l'ultima cosa che devi fare. Fatto, con no, no, l'azione del personaggio. L'azione. Non ti dimenticare le azioni del personaggio. Finché non prendete un po', ragazzi, di mistichezza, vi potreste dimenticare. Fare la 2, ma... Puoi metterle qua, perché è l'unico luogo adiacente non occupato. O qua. Qua. E mettile là. Metti 2 trappole, ti posso le trappole bianche, 1 e 2. E finisce il turno. Il segnalino iniziativa passa a te. Riprendiamo i dadi, non abbiamo usato carte Mayhem, quindi niente. Dobbiamo solo tirare il dado Mayhem, che dovrai tirare tu. Però prima di tutto vediamo i dadi, abilità. No, non male, io ho fatto 6 e 4, tu? Io 6 e 1. Ok, tiro il dado Mayhem per vedere ora cosa esce di danno in questo turno. 3 con la possibilità della stella Mayhem, abilità Mayhem. Con chi inizi? Allora, io inizio con Taddeo. Ok. Anzi no, mi conviene iniziare con Taz. Ok. Allora, sì, allora inizio con Taz, lo metto qua, e prendi il punto vittoria perché entrambi i personaggi sono su casa, dolce casa. Ok, e poi dice che posso infliggere 3 danni a tutti i personaggi con un luogo adiacente, quindi a Bazzani. Ok, 3 danni, quindi sì. Aspetta che tolgo 2. Prendo 2, vado a 6. Ok, quindi Taddeo è stato attivato. Sì. Tocca a me. No, Taz ho fatto. Taz, scusami, tocca a me, vediamo un po'. Con Bugs Bunny potrei anche rimanere lì e curarmi, sì. Ti sei preso? Sì, Bugs. Allora, rimango lì e mi curo di 2. Così scendo a 4. Attacco. Con 6, quindi questo è 5 più. Posso fare, c'è anche l'abilità, sì. Allora, intanto posso, vabbè, o spingere o tirare, ma non lo voglio fare. Posso fare l'attacco a distanza, però, con Bugs Bunny. E quindi infliggo 3 danni a Taddeo. Un attimo. Devi vedere il simbolo, non tutte le carte sono attivabili subito, eh. Vedi sempre i simboli. In che senso? Ci sono simboli con la mano che sono in determinato momento, altri simboli con la bandiera che sono all'inizio, sì, sì. Quella ti di quella cosa lì. Quindi 3 danni a Taddeo, che arriva a 12 se non è se no. Sì. Quindi prenditi 2 da 5 e lascia 2 da 1. No, 2 da 5, 1 da 5 ce l'ho già. Ah, allora, prendi 1 da 5 e lascia 1 da 2 e basta. Cioè 2 da 1, scusami. Quanta vita ha Taddeo? 12. Quindi Taddeo va KO,
Quindi ragazzi, Taddei ha appena dato KO, viene per questo turno. Eh no, e deve essere più di 12. No, pari o superiore. No, no, pari o superiore. Taddei, ragazzi, è dato KO, è la prima volta che un personaggio va KO, viene in questo momento tolto dal turno di gioco. Se riuscissi a mandare il KO in questo turno, la vedo difficile, anche Taz, potrei vincere la partita. Però è una ipotesi molto molto remota, perché ragazzi, Taz è distante e c'è solo da Fidak, quindi non credo. Comunque, turno di gioco che termina. Tu avevi già usato Taddeo? No, lo devo usare. Allora, devi giocare di nuovo con Taz, perché Taddeo è stato appena messo KO. Ok. No, non posso fare più. Stava elaborando qualche strategia, Deborah. Allora, io uso questa carta che mi dice rimuovi fino a 3 trappole adiacenti. E quindi sì, queste le posso togliere. Ma erano le tue comunque, non sono le mie. Ok, niente. Quindi questa la riprendi. Sì. Ero convinta che fossero le tue, vabbè. Siete la squadra bianca e la squadra nera. Sì. Benvenuta sulla terra, Deborah. Allora, intanto ti muovi o rimani lì? No, mi muovo. Vengo qui. Ok. Ti prendi... Quanti danni sono? Scusami, 3 danni. 3 danni. Con Taz, prendi il punto vittoria. Sono già 2 e 3, 5. E sono morta. E sei morta, quindi va. No, bugia, 14. Pensavo fosse a 10. Tu sei a 10 ora? Sì. Ok, quindi in realtà non è morta. E prendi però il punto vittoria. Però posso fare usare la carta. Sì. Che avevo detto prima, già non un'altra. E se il tuo personaggio ha 9 o più danni, sì, aggiungi 3 danni al tuo prossimo attacco. Ok, attacco. Attacchi chi? Daffy Duck? Eh sì, per forza. Con quale dado? Perché quello da 1 bisogna se te lo permette. In che senso? Tu hai Taz. Hai solo un dado, quello da 1 che devi attivare. Riesci ad attaccarmi? No, puoi solamente... In che senso? No, fare fuggi. No, puoi solo fare fuggi. Comunque posso attaccarti, no? No. Però avuto... c'è la stella e qua dice okay, che... Ok, quindi tanto prendi il segnalino fuggi, che puoi fuggire via. Sì. E poi cosa ti dice la stella invece? C'è lo sparo. Ok, leggi cosa dice? Niente, c'è solo lo sparo. Ah, lo sparo, quindi l'attacco è ravvicinato. Vuol dire nello stesso luogo, ma noi non siamo nello stesso luogo, siamo in luoghi adiacenti. Quindi niente. Quindi niente, è annullato l'attacco. Vabbè, scusa, ma qua dice al tuo prossimo attacco... Sì, ma attacchi in mischia, non attacchi a distanza. Noi siamo a distanza. Andiamo a distanza 1. Devi sempre vedere quanto sei distante. Allora. Vabbè, quindi mi sa che non muoio. Però posso usare il fuggi. Sì, puoi usare il fuggi. Vabbè, tanto che vado là o resto qua. Comunque. Ah, tu Bugs Bunny l'hai già usato, quindi la Fidak. Quindi posso fare tranquillamente così. Il fuggi non lo puoi usare durante un tuo turno. Ti ricordo, ragazzi, che il fuggi si usa durante il turno di un avversario o di un compagno allora, di squadra. Allora, visto che mi attacchi, cioè è la stessa cosa, non cambia niente. Sì, però la regola dice così e noi rispettiamo la regola. Io in realtà con Daffy Duck, vediamo un po'. Ma tu ti sei preso l'altro segnalino vittoria? Sì, ne ho 2, 1 e 1. No, ogni volta che metti KO. Ah, hai ragione, no, non ve l'avevo preso. Chi l'ha messo KO? Bugs Bunny, mi sa. Sì. Sì. Ok, no, me l'ho dimenticato, è vero ragazzi, non ti mettete capo un personaggio, è un segnalino vittoria. Allora, io farò così. È solo che rischio, perché con Daffy Duck quanto c'ho? C'ho 6. E là ci sono 6 e 3, sono 5, no, morirei andando lì, non posso. Cioè andrei capo, devo andare per forza qui, con Daffy Duck. Non mi interessa l'abilità di quel luogo in realtà. Allora... Io metterò questo qui e posso attaccare a distanza 1. Oh no. No, in realtà no, non ti posso attaccare perché qui ci vuole 5 più, scusami. Non ti posso attaccare. Quindi niente, finisci il mio turno così. E ti sei salvata. Per il rotto della cuffia, ti sei salvata. Perché ti sei salvata. Ragazzi, ti sei salvata. Tanto allora, solo fuggi. Sì, ma è in luogo adiacente. Dovunque fuggivi, ti attaccavo lo stesso. Ti sei salvata così. Allora, ripristiniamo il tutto, quindi riprendiamo i dadi. Taddeo torna disponibile. Resuscita. Resuscita Taddeo, che in realtà non è morto. L'iniziativa passa a me. Ok, sì. Tu hai utilizzato una carta Mayhem, giusto? Sì. Quella.
Ah sì. Viene scartata. E Taddeo rimane sulla plancia. Se aveva punti vittoria gli rimangono, e se negli Acme non ne aveva. Iniziamo un nuovo turno di gioco. Pronti a tirare i dadi? Ah, ce l'hai sopra la plancetta. Okay. Via. 4 e 5 ho fatto io. 6 e 4. Sempre ragazzi gli stessi più o meno risultati. Non ci possiamo mai distanziare. E parto io. Parto io con Bugs Bunny. Lo sposto qui. E poi attivo. Vabbè, hai vinto tu a prescindere, perché tu stai già a 3, più quelle due sono 5. Quali due? I punti vittoria. Quali punti vittoria? Io invece non potrò mai prendere il... Devi mettere KO, ce la puoi fare. Io metterò in trappola 2. Metterò in trappola 2. Tra l'altro c'è il dado Maya, me l'ho tirato? No. 2 e c'è comunque l'asterisco, mi dice quando si trova su questa capacità... No, perché io non, potrò, anche io non potrò mai prendere quello, capito? Ma ci sono i, è per quello che ci esistono i KO. Io in realtà ora metterò. Sì, ma è più difficile le trappole KO rispetto qua. Rispetto su questa casella qui metterò le mie due trappole. È più difficile fare KO rispetto a prendere se tocca a te. Così, quindi. Non è detto ancora. Ragazzi, parte già sconfitta quando in realtà il gioco è avuto Taddeo con tutte le vite da capo. Sì. Quindi voglio dire, c'è Taddeo che ha tutte le vite da zero. Ti è ritornato in gioco e non sei morta in quel round. Cioè non hai perso in quel round. Quindi ora è Taddeo da zero. Che ha tanta auto. I suoi personaggi, ragazzi, hanno un sacco di vita. A me hanno 11 e 10. A lei 14 e 12. Vabbè no, Taddeo ha soltanto due vite in più di Daffy Duck, ma rispetto a Bugs Bunny hanno 4 e 2 vite in più. Ragazzi, Bugs è il personaggio con meno vite di tutti. Probabilmente perché i suoi attacchi sono i più potenti. Anzi, quasi sicuramente è così. Tra l'altro non abbiamo ancora utilizzato nessuno di noi le abilità specifiche dei personaggi. Quelle vanno utilizzate in momenti magari strategici. Allora, io resto dove sto. Ma con chi? Devi dichiarare il personaggio. Con Taz. Taz, ok, resti dove stai. Faccio questo. Sì. Infliggi 3 danni a tutti i personaggi in luoghi adiacenti. Ok, devi scegliere uno tra Daffy Duck e Bugs Bunny. Luoghi adiacenti. Infliggi a tutti. A ma tutti i personaggi nei luoghi adiacenti. Sono 3 danni a testa, quindi. Sì. Quindi Bugs passa a 7 e Daffy va a 5, 6, a 9. Tocca a me. Sì, mi sposterò qui. Prenderò il punto vittoria e inoltre, allora, con Daffy Duck utilizzerò questa qui, con attacco a distanza. Ora posso farlo perché ho 5, quindi attacco a distanza Taz con 2 o più, quindi becca 2 danni se non può pararmi. E come devi parare? Sto dicendo. Ecco a te. 10 e 12. Okay. Tocca a te con Taddeo, l'ultimo personaggio che poi chiude il round. Vabbè, mi sposto qua. Sì. Anzi, mi sposto qua. Questo metto qua. Ok. Allora, uso questa, sì. Che mi dice che posso mettere altre trappole anche se ho già altre mie trappole. Quindi okay. Metto altre due trappole qua. Ok, giusto la mossa. Altre due trappole là, così vai a cercare di blindare il posto. E finisce il turno. Sì. No, devo usare l'abilità. Ah, giusto. Vabbè, mi dice 3 danni, ma... Non c'è nessuno adiacente. Nessuno, appunto. Quindi. Allora... Quindi finisce il turno. Sì, tocca a te. No, io ho finito. Il turno è proprio finito. Ah, anche sì, giusto, perché non ok, questa viene rimessa negli scarti. Solo io resto usando le carte Mario. Io ho avuto carte Mario che pensavo fossero un po' più. Ma invece non mi stanno servendo molto. Allora, tocca a te.
tocca a te. Vai. 6 e 5. 2 e 3. Con chi parti? Allora, io parto con Taz. Sì. E faccio questa cosa. Sottrai 2 al valore di uno dei tuoi dadi, quindi ovviamente sceglierò... Sottrai, non aggiungi. Quindi vai a 0. Sì. Eh sì, tanto non mi interessa. Ok, vabbè, ti porti un dado a 0. Cioè non puoi fare niente con quel dado. Cioè a 1 in realtà. Ok. Hai giocato la carta mind, da. Dice che cura di 3 le, diciamo, le ok. Ecco perché, ora sì. Mi devi dare 2. 1 e 2. Ok, quindi rimani su quel luogo però, sì, non ti sposti, non fai niente. Allora, io giocherò invece con Bugs Bunny. E userò anche questa. Teletrasporto un personaggio dal luogo del tuo personaggio a un qualsiasi luogo. E toglierò 2. E in più, ora posso giocare una delle sue abilità. E giocherò questa qui, che è intrappola 2. Intrappola 2, che metterò qui. Ok, tocca a te, conta a te. Infatti io faccio così. Ok. E 3, e faccio 3 danni. Ok. Allora. A Bugs Bunny, ovviamente. Ok, che va a 8. Tocca a Daffy Duck. Daffy Duck, questo non lo posso più usare, che si sposta qui. E poi Daffy Duck può attaccare a distanza a un luogo adiacente. Quindi posso attaccare Taz. Ma se io faccio fuggi? Se fai fuggi puoi spostare il personaggio in un luogo adiacente. Ok, io ti attacco comunque perché sei sempre adiacente e uso l'abilità speciale di Daffy Duck, che dice: attacco di Daffy Duck infligge più 2 danni, più 2 sono 4 danni totali a Taz. Deve aver fatto scacco matto, giusto? Non so. E vedi quanti ne ha, perché non so se ti ho ucciso. Sono 4 danni. Sono 4, cioè 5, 4, 9. E 4? Sono 13. 13. Di 1! Di 1! Allora, 13, dammi 5. Ti do da 5. Ok. Hai 2 da 5? Più 3 da 1. Ok. No, ragazzi, di 1 solo. Io devo prendere una carta Mayhem perché l'ho utilizzata durante il mio round, la carta Mayhem. Pure a me serve. E a te pure. Ok, si ritorniamo a 4. Via. Bellissimo, doppio 1. 3, 2. Ragazzi, numeri da favola, doppio 1. Devi tirare. Il dado Mayhem lo devo tirare io. Vediamo un po' cosa esce. 2 normale, quindi senza abilità Mayhem in questo turno. Ok, però l'iniziativa ce l'ho io. Parto io e vado... dove vado? Parto, non lo so dove, ma parto. Questa no. È incredibile che le carte Mayhem non le posso utilizzare. È incredibile. Vabbè, io... vado qui e attacco Taz. Da 1. Con attacco crociato subisce 2 danni. Puoi difenderti? Posso fuggire? No, perché se io non fuggi, l'ho usato prima. Quello è tolto. Sì, sì. Okay. Anzi, questo andava tolto. No, me lo sono... dicevo. Non puoi fuggire? No. Con 2 danni, quindi Taz ci lascia. Va KO Taz, quindi viene eliminato. Ma è inutile che mi dai, tanto tu mo ti prendi il segnalino e hai vinto. 1, 2. Ah sì ragazzi, io ho 4 punti vittoria, non 3. Quindi ragazzi, con questo terzo punto Daffy Duck mette KO Taz, che va giù, e la squadra Daffy Duck e Bugs Bunny vince! Grandissima la squadra! Grandissima la squadra! Bugs Bunny e Daffy Duck, entusiasmo di Debra. Un applauso alla squadra, un po' di sportività, tanti applausi alla squadra. Vabbè ragazzi, la sportività non fa parte del suo DNA. Comunque è stato è stata solo fortuna. È stata solo fortuna ragazzi, sì, non c'è stata strategia, no. Ovviamente.
secondo Deborah sempre, certo. In realtà le mosse non pensate, però c'è sempre la componente fortuna. Tu tanto pensate che lui manco sapeva di avere quattro segnali di vittoria. No, però perché stavo pensando proprio più alla strategia che a vedere il punto di vittoria, perché volevo cercare di abbatterti i personaggi, e ce l'ho fatta. Quindi ragazzi, va bene, no, c'è stata strategia, c'è sempre la componente in questo tipo di giochi un po' di fortuna, magari in questo gioco... vabbè, no, in realtà non è di più di altri giochi, perché no, di più che altro la fortuna, ragazzi, giochi anche più... sono più che altro la fortuna, le carte mine che vi capitano, no, anche il segnalino là degli Acme, il segnalino dell'Acme per il punto vittoria, sì, ci sono qualche piccola componente di fortuna, ma non è fondamentale in realtà per vincere questo tipo di gioco. No, comunque, diciamo che abbiamo fatto giochi molto più a fortuna di questi, esatto. Certo. Ok ragazzi, questo è stato il gameplay della partita che abbiamo fatto all'Olympus Mayhem. Fateci sapere la vostra impressione, se il gioco vi è piaciuto. A noi ha divertito tantissimo, almeno a me ha divertito, Deborah non lo so. No, sinceramente posso dirlo, preferisco Unmatched. Non mi ha entusiasmato. È un altro titolo che abbiamo, che presto arriverà sul canale, anzi lì faremo una vera e propria serie su Unmatched, visto che abbiamo tante scatole di Unmatched. Faremo una specie di torneo, poi ve ne parleremo più avanti. Ok ragazzi, detto questo, magari la prossima volta, se volete vedere un altro gameplay, fatecelo sapere. Deborah, sì, magari con gli altri personaggi. Ne abbiamo questi qui dell'espansione, ci sono Gatto Silvestro e Bip Bip, che hanno addirittura dei loro segnalini particolari che utilizzeranno, poi ve li facciamo vedere se volete. Quindi arriviamo a 15 like. Sì, sì. Ragazzi, 15 like, vi facciamo un nuovo gameplay utilizzando magari questi quattro personaggi, esatto. Così vedete un gameplay alternativo. Ok ragazzi, abbiamo terminato, ora noi vi lasciamo come sempre ai pro, ai contro e al voto finale. Eccoci giunti, giocatori e giocatrici, alla parte finale del video. Come sempre, i pro e i contro e il voto finale. Spero che il gameplay vi sia piaciuto, che vi siate divertiti insieme a noi. E ora andiamo subito a vedere i pro di questo titolo. Vai Deborah col primo pro. Allora, il primo pro è la grafica. Sì, avete visto la grafica, molto bella, le plance di gioco dei personaggi ci sono piaciute, anche le tessere luogo, ma anche i segnalini, sì. Veramente una bella grafica cartunesca in pieno stile Looney Tunes, quindi bellissima, certo. La grafica. Vai Debbie col secondo pro. I personaggi sicuramente. Beh, quello e il Ferrocchiello, ragazzi, sono i personaggi dei Looney Tunes, come avete visto anche dal gameplay che abbiamo fatto, che abbiamo mostrato, insomma. Sono anche perfetti, durante l'unboxing, dettagli, sì, bellissimi. Sì. Veramente fatti bene. Poi soprattutto c'è Taddeo, che è anche abbastanza pesante. Sì, gli altri, la testa, insomma, la testa è pesante. Sì. Anche gli altri, ma Taddeo più di tutti, e sono molto molto dettagliati. Quelli per noi sono il fiore all'occhiello di questo titolo. Sì. Passiamo al terzo pro, che è... strategico e veloce. Sì, ragazzi, questo qua, a differenza di altri suoi giochi simili, viene naturale quasi fare il paragone con Unmatched, anche certo. Se in realtà sono due giochi diversi, non sono propriamente uguali. È un gioco comunque che ha una strategia anche abbastanza profonda, poi più andate avanti nelle partite più quella strategia si andrà ad approfondire, ma è anche veloce, perché comunque la mappa è piccola e il gioco vi porta spesso a scontrarvi e quindi a rendere il tutto abbastanza veloce. Sì, diciamo che forse a me è questo che non è piaciuto, perché è abituata comunque ad Unmatched, che si poteva, cioè il gioco più lungo, che magari faceva una strategia, ti andava male, o comunque avevi la possibilità di scappare. Qui invece, dove appunto ti muovevi magari eri sempre comunque vicino. Sono sempre giochi diversi, parliamo sempre di giochi sì, diversi. Sì, quindi... però ripeto, sono abituata a quella dinamica, quindi a me è stato questo che non è infatti piaciuto. Infatti abbiamo messo tra i pro, che è strategico e veloce, proprio perché si differenzia. Sinceramente questa è una delle sue caratteristiche, il fatto che anche se c'è la strategia, il gioco poi è molto più veloce. Poi tenete presente che è la prima partita che facciamo, quindi sì, non abbiamo fatto altre prima e niente. Però quindi... il fatto che sia strategico e veloce è comunque un punto di forza del titolo, perché se cercate un titolo strategico, non troppo impegnativo, che vi porta via poco tempo, eccolo qui, lo avete trovato. Ok ragazzi, detto questo, ora passiamo invece ai contro. Ne abbiamo trovato in realtà solo uno di contro. Sì. Qual è il contro? Che è il costo. Sì ragazzi, i prezzi sono sinceramente esagerati. Sì. Noi abbiamo pagato questa versione base 55 euro e questa mini espansione 35 euro. Ora capisco che il gioco è una novità, capiamo che il gioco è Looney Tunes, quindi c'è il marchio da pagare, però... diciamo ci sono anche giochi più ben fatti, con diciamo anche strategie, cose molto più sì, pagate diciamo, molto il fatto che si chiama Looney Tunes, esatto. Stai pagando proprio il nome, marchio, sì, anche esatto. Perché questo qui
sono solamente 4 personaggi con 4 schede personaggio e qualche segnalino, 35 euro, cioè è esagerato. Noi ora li abbiamo comprati perché comunque vorremmo avere entrambe le scatole, ok, però tra l'una e l'altra abbiamo speso 90 euro e sinceramente il prezzo è abbastanza esagerato. Quindi diciamo che in media un gioco costa sui 35 euro. Dipende dal tipo di gioco, ovviamente, intero, non si può fare una media. Sì, però generalmente 30-50 euro. Sì, se vogliamo fare un paragone proprio col suo diretto, tra virgolette, rivale a Matched, possono costare gli Matched dei 40 euro anche in giù. Questo costa tanto. Noi vi consigliamo l'acquisto di questo gioco qui, sì. Però se riuscite a trovarlo in valute, in sconto, in offerta, vi consigliamo di prenderlo in offerta, perché se riuscite a risparmiare qualcosina, non, alla fine non sarebbe male. Esatto. Ok, detto questo, questi erano i pro e i contro. Passiamo invece al voto finale. Che voto gli abbiamo dato? Un 7. Ragazzi, 7 pieno per questo titolo, comunque fa il suo dovere. Ora, al netto che possa piacere o non piacere completamente, come vi ha detto poc'anzi Deborah, il titolo comunque è valido. Sì, sì. Il gioco comunque è bello e poi, ripeto, le miniature danno almeno un mezzo voto in più, perché solo giocare con quelle miniature è fighissimo. Soprattutto perché è cresciuto con i Looney Tunes, certo. Sicuramente le apprezzerà molto. E quindi un 7 pieno. Voto che ci sembra più che giusto, insomma, in maniera oggettiva. Ok, detto questo ragazzi, passiamo invece ora alle carte, perché il prezzo ve l'abbiamo già detto, quindi sì, passiamo direttamente, togliendo il costo, alle carte. Allora, le carte sono appunto... Alle bustine protettive, in realtà, sì, non alle carte. Alle bustine protettive per le carte, si intende. Sono, le carte sono 22, quindi 22 bustine protettive, e la dimensione dovrebbe essere 56x87, però come vi ho detto all'inizio, fate attenzione perché vanno veramente molto strette nelle bustine le carte, e a volte io anche mentre le mettevo tendevano a piegarsi e sì, tendono anche a quasi a piegarle perché vanno proprio a pressione, quindi solo questo, fate molta attenzione, quella è la misura più giusta. Se volete poi, se non volete rovinarle o altro, potete prendere delle bustine un po' più larghe, più grandi, però, e tagliare sì, magari la parte di sopra, però avanzerebbe un po' e ballano le carte, cioè sì, si muovono all'interno, non è proprio bellissimo. Invece con quelle, come avete visto anche dal gameplay, alla fine le carte si sono mantenute bene e non ci hanno creato problemi. Sì. Ovviamente da bustatori compulsivi, imbustatori compulsivi, esatto, le abbiamo imbustate, quindi ovvio, noi vi consigliamo di farlo perché le carte Mayhem, ma anche se sono poche, si mescolano. Sì. Quindi c'è una volta a partita, quindi dipende quante partite fate. Anche perché si potrebbero, come avete visto, non abbiamo parlato tanto di materiali, perché sono i materiali normali, sono nella norma. Quindi non è un pro né un contro, è le Io, carte uguali. Infatti sono vi ho detto che a imbustarle si piegavano, magari con delle carte un po' più doppie, questo non sarebbe accaduto. Esatto. Quindi anche le carte sono molto comunque leggere, sottili. Quindi meglio imbustarle per sicurezza, questo certo, vi vuole dire. Da imbustatrice compulsiva come me. Ok ragazzi, detto questo, spero che il video vi sia piaciuto. Se è così, mi raccomando, lasciate subito un like, fateci sapere, iscrivetevi al canale, attivate la campanella delle notifiche e commentate, fateci sapere cosa ne pensate del titolo, fateci sapere cosa ne pensate voi del costo e lasciate i like se volete vedere se l'altra partita, 15 mi piace, insomma. Se volete vi portiamo un altro gameplay per la felicità di Deborah con questi 4 personaggi, come abbiamo spiegato, Gatto Silvestro e Willy il Coyote hanno anche dei segnalini particolari che possono utilizzare, quindi fateci sapere arrivando a 15 like se volete vedere un altro gameplay. Ragazzi, mi raccomando, seguiteci anche sui nostri social, Instagram, Facebook e TikTok, e seguiteci anche su Geek Pizza, il blog su cui noi scriviamo gli articoli dei giochi che vi portiamo il sabato, ma in più ragazzi trovate tantissimi altri articoli scritti da altre persone che collaborano appunto su questo blog sul mondo dei giochi da tavolo, e non solo, ma principalmente è focalizzato sul mondo dei giochi da tavolo, quindi veniteci a seguire, mi raccomando. Ok, detto questo ragazzi, io vi saluto Deborah vi saluta e vi salutiamo noi Gioco Libero, ma prima vi lasciamo come sempre con il nostro motto, che è il gioco è libero ed è per tutti. Ciao a tutti giocatori e giocatrici, al prossimo video, ciao.